Nell'anno 2006, 846 milioni di persone hanno fatto almeno un viaggio all'estero. Di questi, 430 milioni, cioè il 51%, hanno viaggiato per svago, piacere o per fare una vacanza. 131 milioni di persone, cioè il 16%, lo hanno fatto per motivi di lavoro. Il 27%, cioè 225 milioni, ha viaggiato per altri motivi, come andare a trovare parenti o amici, per cause di salute o per fare un pellegrinaggio. Il restante 6% non ha specificato il motivo. Di questi 846 milioni di viaggiatori, il 46% ha scelto come mezzo di trasporto l'aeroplano. Il 41% ha viaggiato via terra in automobile. Il 7% ha solcato i mari. E solo il 4% ha preferito utilizzare il treno. Viaggiare significa anche produrre ricchezza. Il business mondiale del turismo, infatti, ha generato 584 miliardi di euro nel 2006. In media, ogni turista spende 690 euro a vacanza, cifra che varia a seconda della destinazione. Si va dai 480 euro di media per i paesi africani ai 900 per il continente americano. In Europa si spendono 650 euro e 730 in Asia. Il 51% della ricchezza generata dal turismo, circa 298 miliardi di euro, arriva alla sola Europa, grazie anche a una serie di eventi che hanno fatto incrementare i visitatori negli ultimi anni. Le Olimpiadi invernali a Torino, il campionato mondiale di calcio in Germania e le iniziative culturali per anniversari quali i 400 anni dalla nascita di Rembrandt, i 250 da quella di Mozart e il 125 da quella di Picasso. Ma soprattutto l'Europa detiene tre delle prime cinque posizioni tra i paesi più visitati. La classifica vede prima la Francia con 79 milioni di turisti, seguita dalla Spagna con 58 milioni, quindi Stati Uniti con 51 milioni, Cina con 49 milioni e l'Italia che nel 2006 è stata visitata da 41 milioni di turisti. Il turismo è di nuovo in crescita ed è stato previsto che il numero di viaggiatori internazionali triplicherà nei prossimi anni. Dagli 846 milioni del 2006 si passerà, secondo le stime degli esperti, alla cifra record prevista per il 2020 di 1,5 miliardo di turisti.